dell'amico, lo scrittore, poeta, critico d'arte Enzo Santese, persona nota nei nostri ambienti e nota non soltanto negli ambienti letterari e artistici. Per cui lui illustrerà molto meglio di me gli intenti nostri nell'organizzare insieme questa serata di poesia. Parlo io. Ah, sì. No, adesso stavo dicendo, ma che cosa dirà adesso? Ma sei già registrata perché siamo in diretta. Allora, in realtà questa manifestazione sarebbe dovuta andare in onda il 19 marzo. Per i noti motivi, veramente il 21 marzo, ma noi l'avevamo programmata per il 19 marzo. Perché? Perché già dal 1999 la 30ª sessione generale dell'UNESCO aveva stabilito la giornata mondiale della poesia quando? Il 21 marzo. È inutile che stia tanto a sottilizzare, a spiegarvi perché il 21 marzo. La primavera. La rinascita, la luce, eccetera, eccetera, che idea metaforica che trasfusa nella realtà significava aprire orizzonti più luminosi anche grazie alla poesia. Il 19 marzo voi sapete che cosa c'era e quindi abbiamo dovuto trasporla al 25 di giugno. Quindi questa viene immediatamente a ridosso di una manifestazione si è svolta sabato scorso, il Festival del Pensiero in Barra Verso, del Pensiero in Verso. Dicevo che la data è emblematica, della volontà di tenere sempre viva la poesia, la cui diffusione, secondo noi, può essere davvero, se fatta come si deve, garanzia di maggior comprensione, nel mondo. In un momento come questo, attraversato, dalla energia anche negativa di molteplici problematiche, e beh, quando, più persone, più autori si incontrano, avendo l'interesse comune della poesia, svolta in articolazioni, modalità anche diversissime, questo può creare le condizioni per cementare interessi reciproci e soprattutto un'area vasta di condivisione, pur mantenendo ognuno la propria specificità concettuale. Ecco, io direi passare subito all'ascolto dei poeti presenti e siccome ho parlato di primavera, non può che iniziare l'amico Sean Checchia. Pensate che nome, evidentemente i genitori avranno visto un sacco di film di 007. Sean Checchia. Sì, ma inviti qui, sì. perché non c'è. Se vieni qui, ti metti al centro, puoi togliere anche la mascherina perché il direttore non è infetto, il direttore sono io della giornata. Ecco, allora, Sean è un veneziano, ma è un veneziano che ha una lontana matrice filippina. Un pochettino lo si vede, lui è nato a Verona, vive e lavora a Venezia e anche se si dedica da molto tempo alla poesia, pur non con la convinzione con cui
si impegna negli ultimi anni, si deve dire che Shonpekia è il frutto di un lavoro profondo, credibile, autentico, svolto da una bravissima poetessa veneziana, che è Lucia Guidorizzi. Lucia Guidorizzi, che in questo momento è impegnata altrove, proprio a Venezia, in un altro evento, ha insegnato fino all'altro anno in un istituto tecnico, l'Algarotti, istituto tecnico per il turismo, no? Infatti tu non a caso lavori in questo settore, metti a frutto la tua maturità scolastica. Esatto. E il, dicevo che Lucia Guidorizzi ha avuto il pregio di catalizzare il consenso di studenti che frequentano l'istituto tecnico, che abbiamo un'idea noi, che gli istituti tecnici, sì, c'è una sparuta minoranza che può anche, che potrebbe anche interessarsi lì, però solitamente sono più portati per la concretezza del numero, per la concretezza di cose vicine alla matematica oppure alla manualità. Invece Lucia Guidorizzi è riuscita a interessare questi giovani alla poesia, tant'è vero che non uno, lui, ma altri ancora si sono dedicati e si dedicano a questa disciplina letteraria. Tu poi sei entrato nel clima delle letture, hai fatto anche il Caravanserraglio, è vero? Sì, ho fatto anche il Caravanserraglio, per me è un'esperienza. Se parli vicino, sì, non voce da piano bar, alzate il tono di voce. D'accordo, allora uso il diaframma. Usa il diaframma, usa il diaframma. Certo. E comunque sì, ho fatto questa esperienza che è il Caravanserraglio Poetici Veneziani e ringrazio Enzo per avermi invitato qui a... No, no, ma dico, al di là del cerimoniale, so già che mi sarai grato per tutta la vita. Tantissimo. E quando ci troveremo mi offrirai due cicchettini invece di uno, questo lo so già. Io pensavo a tre, ma va bene anche due. Ma io volevo sapere che cosa sono... Lo dico a beneficio di quando lo sa, cioè, io conosco benissimo la Barina e quindi Antonella Barina, altra poetessa veneziana di grande valore. Spiegami che cosa sono i Caravanserraglio. Caravanserraglio può essere definito come un movimento amatoriale di poesia dove noi paghiamo per la città, cioè, scegliamo dei posti legati alla cultura, all'arte e esponiamo le nostre poesie. È molto disinteressato, non c'è uno scopo specifico, semplicemente ci vogliamo divertire con la poesia e con la musica. Io sono anche il pianoforte da autodidatta e diciamo che siamo riusciti a unire quello che è il concetto della musica e della scrittura, della poesia, e l'abbiamo unite creando appunto questa unione di arti. E, devo dire che è venuto abbastanza bene, almeno vedendo ecco, le recensioni. Allora adesso che cosa ci leggi? Adesso vorrei... Queste qua sono inedite quelle che esattamente, sono. Alcune sono inedite, altre invece le ho, faranno parte poi di una collana dove sono partecipe, la collana di Luci Sparse, editore Pagine di Roma, che mi ha contattato recentemente un mesetto fa e quindi ci sono inedite anche quelle. Sì, sono inedite anche quelle. Tutte sono inedite. Esatto. Allora inizierei con questa intitolata Incendio, che l'ho scritta durante il periodo del primo lockdown. Il fuoco divampa nel palazzo degli idealisti, una scintilla nata dallo scontro di idee. Ogni parte chiede giustizia, chiede l'estinzione, ma ricevono solo fiamme. Camuffate in acqua, la risposta a tutto. Lottate, schieratevi, urlano. La fiamma diventa incendio,
Tutti vogliono solo alimentare il fuoco, odio con l'odio. Chi convince vince tutto. Hai vinti di essere sul colpo per un'idea differente di vivere, di amare, di combattere se necessario. Ma io consiglio mai cercare la guerra, perché essa nasce dall'inganno e l'inganno è conflitto di idee. Questo scritto mi è venuto guardando i notiziari durante il primo lockdown, dove appunto si parlava tanto, soprattutto a livello razziale, dell'odio nei confronti dei cinesi piuttosto che dello straniero in generale, e dando la colpa, bisogna sempre dare la colpa a qualcuno, sempre trovare il capo espiatorio. Colpa di questo? Sì, bisogna sempre trovare il capo espiatorio in tutto. Io, essendo per la metà da parte di madre asiatico e dalla parte di padre italiano, sono un po' in mezzo, tra virgolette, a questi due mondi, queste due realtà, che è l'Oriente e l'Occidente, e vedo tanto questo conflitto, che è un po' inutile, diciamo, perché... Un po'. Abbastanza inutile, dico un po' per minimizzare, perché sono un tipo molto che cerca di minimizzare. Sei un moderato, diciamo così. Insomma, c'è sempre stato questo conflitto, adesso come adesso c'è ancora di più. Non a caso recentemente parlavo con veneziani e anche della terraferma, persone di Mestre, tutti quanti con questo odio, questo rancore nei confronti dei cinesi o comunque nei confronti del Covid, nei confronti dello Stato, di tante storie. Dei cinesi in quanto portatori. In quanto portatori, ma anche... Adesso ho capito perché... È anche non ho capito perché... Cioè, ma è anche la goccia che ha fatto provocare il vaso. Già prima del Covid si parlava perché i cinesi ci rubano il lavoro, perché i cinesi hanno monopolizzato le piccole imprese, le grandi imprese, e il discorso adesso sto un po' allargando, sì, non c'è che tu ti allargassi troppo e dimenticassi di leggere anche le altre poesie. Comunque questa poesia è basata sui conflitti che non sono necessari, non bisognerebbe più aprirsi più al dialogo e al confronto che allo scontro. Bene, dopo questa enunciazione di buoni propositi di cui abbiamo sempre bisogno, leggici le poesie. Certo, adesso vi leggerò questa poesia intitolata A tutti i padri. Tu che dicesti promesse possibili ma impossibili, guarda ora il bimbo cresciuto a cui hai mentito. Tu che eri l'appiglio, ridente figura modello, tu che hai falsamente il sorriso invece di sgridarlo. Hai creato caos tra il legame assoluto di padre e figlio, hai confuso un giovane uomo con te freddi caldi abbracci, e quello stesso giovane non sa se odiarti o amarti, non sa se curarti o ferirti. La colpa è del sangue che ci lega come filo rosso, e rosse sono le lacrime di un viso tumefatto, l'orrendo riflesso di un'anima spezzata e affranta, che trova la luce solo nelle ore più buie della notte. E notte è il cuore di ogni figlio stuprato psicologicamente, mente come la menzogna di un uomo che ha vissuto mentendo. Nella notte grido in silenzio l'ingiustizia di una vita serena, nel buio viaggio nella zona più nera che non avvelena, della mente che mente nella menzogna di un uomo che nella menzogna mente alla mente, al figlio che nella mente affannosamente cerca verità, cerca un litigio fatto con amore, fatto per rafforzare, amare, non fingere di amare, non belle parole, soltanto belle parole sole. A tutti i padri, sentite la predica di un figlio senza figli. Non fategli sciocchi, siate più maturi, ma non troppo. Dosate le parole e i fatti, quelli che lasciano il segno, un pegno che è fiducia, un gesto che è rapporto. A tutti i figli, ascoltate la predica di un figlio senza padre. Non fate i cocciuti, siate più pazienti dei padri ottusi, pazienti consci di essere diversi, di essere due menti, due cuori, due persone. Poi? Citazioni. L'io è un altro. Se fosse così, io chi sono? È una domanda, sempre domande, viviamo di domande. Tempo che esiste solo nei canini umani. Il tempo non esiste, disse Maria Nostra. Già, esiste solo il movimento, esisteva pure davanti. L'evoluzione o il degrado? Tesi concatenate, discusse e interpretate. Punti di vista del saggio, punti di vista dello stolto.
Scegli tu con chi sei più in sintonia. Si è fermato il treno, basta pensare, devo scendere. Alzati e cammina. L'ultima? Certo. Questa l'ho scritta, è l'ultima che ho scritto. Appunto, ho detto l'ultima. Basta solo un po' di verde. Basta un po' di verde e la vita che affola. Basta solo qualche albero in più in mezzo alle pietre e ai mattoni rossi. Così semplice, così spontaneo. Le piccole ghiandaie saltellano, imparano a volare goffamente. Alcune cadono, altre invece esultano vittoriose. Un picchio solitario comunica con il mondo, suona un ritmo incisivo che lascia una musica in testa. Basta solo un po' di verde, anzi ne vogliamo di più, per sentirci normali, per tornare alle radici della selva, nostra casa, nostra linfa. Grazie. Silvia Favaretto. Prima ho fatto il nome di due delle poete di Venezia, che sono tra l'altro due tra quelle che stimo di più, e a questa devo aggiungere per forza di cose, perché se no la triade non va bene, Silvia Favaretto, che esprime la cifra primaria della sua creatività veramente in più direzioni. Lei è profondamente immersa nel mondo ispanico, è traduttrice e anzi ha tradotto anche una mia poesia che mi ha portato molta fortuna, è stata molto 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 apprezzata. Ha partecipato a una serie cospicua di festival internazionali, tra cui quello di Medellín con il mio amico Fernando Rendon, che è uno dei massimi poeti sudamericani. Adesso non è più il presidente del movimento. Forse sua figlia ha lasciato sua figlia? No, per sei mesi c'è Jack Hirschman, per sei mesi che è un suo carissimo amico. E ha pubblicato un numero notevole di libri, non solo di poesia, ma anche di letteratura per l'infanzia. Credo che qui lei ami cogliere due piccioni con una fava. Siccome ha a casa un giudice inflessibile su questo, che è il figlio, e quindi lo fa e con grande rigore professionale. È presidente dell'Associazione Culturale Progetto 7 Lune e ha in serbo altre pubblicazioni. Io sono rimasto sorpreso durante il periodo del lockdown perché ad ogni piede spinto giungeva la notizia di una tua pubblicazione. E udite udite di un tuo riconoscimento internazionale, un premio. Quindi è una poeta di grande levatura. Che cosa ci leggi oggi? Allora, intanto ti ringrazio e mi sento anche un po' imbarazzata perché con tutta questa premessa è difficile adesso mantenere le aspettative. E dunque sì, sono stata particolarmente fortunata quest'anno, lo so che prima o poi dovrà finire, però intanto me la godo. E oggi vi ho portato La notte dei corpi, questo è un libro che io in realtà ho scritto nel 2010 in un'unica notte di febbre alta a Buenos Aires e è stato pubblicato in realtà nella versione in spagnolo perché io scrivo in originale in spagnolo, quindi con il titolo La noche de los cuerpos nel 2014 a El Salvador, il poeta Antonio Guevara che conoscerai. Quest'anno durante il lockdown l'ho mandato ad un concorso della Gilgamesh Edizioni che da quest'anno accettava anche libri già editi e ha vinto e quindi ho ottenuto questa pubblicazione con questa casa editrice che poi amo particolarmente.
non so se ti ho mai raccontato, ho tradotto i testi della poeta guerrigliera Leila Quintana della guerriglia Sandra Boregna, una poeta martire, e loro con grande generosità hanno pubblicato il libro ancora anni fa. E come faccio di solito, ve ne leggo uno in spagnolo, così sentite come suona, come suonerebbe, e poi passo alla versione in italiano per non rubare tempo agli altri. E ogni poesia di questo libro ha un'epigrafe di Alejandra Pizarnik, che è una delle più grandi scrittrici latinoamericane, argentine, e lei è morta di morte volontaria. E io mi sono sempre molto riconosciuta nella sua scrittura, e quindi questo libro è un dialogo allo specchio con lei in quella notte di 11 anni fa in cui io ero reduce dalla seconda operazione di tumore, che per fortuna abbiamo sconfitto. Mi declaración es el viento. Grises pájaros en el amanecer son la ventana cerrada, lo que a mis males mi poema, Alejandra Pizarnik. Si escribir el poema fuera posible, si tan solo escribir un poema fuera posible, lo haría, se lo aseguro, créanme. Pero un poema es traducirse en palabras y yo hoy solo quiero escribir alaridos, pero tengo los labios cosidos y la implosión de palabras me destroza il pecho. La mia dichiarazione è il vento. La citazione di Alejandra Pizarnik dice: passeri grigi all'alba sono rispetto alla finestra chiusa quello che sono i miei mali alla mia poesia. Se scrivere la poesia fosse possibile, se semplicemente scrivere una poesia fosse possibile, lo farei, ve lo assicuro, credetemi, lo starei facendo. Ma una poesia è tradursi in parole, ed io oggi solo voglio scrivere grida, ma ho le labbra cucite e l'implosione di parole mi devasta il petto. Ogni morte è mia, la citazione di Alejandra. In realtà non scrivo, apro brecce. La verità è che i rumori del mondo mi rimbalzano dentro e non riesco a zittire la loro eco, che diviene poesia. E l'ultimo sono qua, giusto? Ok, allora, quella è la fotografia. La notte dei corpi, Alejandra Alice. Io nascondo chiodi per scarnificare i miei sogni malati. Fuori c'è il sole, io mi vesto di cenere. Ed io le rispondo. Mi sono vista di cenere, sbriciolata, impalpabile, completamente secca e grigia. Mi sono vista di cenere, gli occhi duri e vitrei che diventavano polvere e fango secco. Mi sono vista impastata in terra e pietra, scavare verso la luce fino a tornare in me, alzarmi da terra nella notte scura, sentire ancora una volta il freddo e il timore. Mi sono vista fare qualche passo vacillante, recuperare poco a poco vigore e forza, camminare sullo sterrato fino ad arrivare alla tua porta. Ed eccomi qui, donna di carne e nervi, per dirti che non mi hai ucciso, che nemmeno stavolta morirò, che questo stillicidio dovrà durare un altro bel po' d'ore, perlomeno. Allora, questa. Dichiarazione di intenti a Laura Mendinueta, poeta colombiana. Alejandra Alice. Queste parole come pietre preziose nella gola viva di un passero pietrificato. Smettere di essere giovane, di essere carina, di essere gentile. Sbattere la verità in faccia come chi davvero la conosce. Smettere di essere quella che abbozza sorrisi e mostrare ghigne e rughe scavate nella cera. Calare una volta dopo l'altra nel pozzo una fune per pescarmi o impiccarmi, che non so se è esattamente la stessa cosa.
non avere nessun obbligatorio senso e puoi farmi nell'ottuso nulla della consolazione. Trovare nelle mie stesse viscere la scintilla per appiccarmi fuoco ai capelli e dare alle fiamme il municipio e la stazione. Una poesia, forse, come un tizzone ardente, come un coltello a sramanico che si conficchi in ognuno dei miei desideri. E ora l'ultima. Le bestie dell'Ovile. Alejandra Rise. Ora la ragazza trova la maschera dell'infinito e rompe il muro della poesia. Alcune delle tue parole stanno ostruendo il fluire dell'aria e nei polmoni. Sono rimaste ingorgate nei condotti del sangue, distruggono e buttano giù pareti costruite con anni di silenzio. Sono sola e il tuo uragano di consonanti mi trascina via senza pietà. Venite, venite a togliermi il verso che questo maniaco mi ha conficcato nella clavicola. Voglio aria libera, purezza, basta poesia, basta. Francesca Costa. Francesca Costa è di origine friulana, è nata a Codroico, in provincia di Udine. È docente in una scuola superiore e collabora anche con l'Università di Udine e di Urbino, vero? Urbino. E io ho avuto modo di apprezzarla per un libro che è uscito per le edizioni Media Naomnis, Donna Amante. E lì ho cominciato a scoprire Francesca Costa. Si dedica alla poesia relativamente di recente, dal 2009, quindi sono 11 anni. Però questi 11 anni sono stati intensi, anche di molte soddisfazioni e di riscontri. La centralità della sua attenzione è solitamente puntata sulle problematiche di ordine sociale. Il problema della disabilità, su cui ha scritto anche articoli su riviste scientifiche. Che cosa ci leggi oggi? Qualcosa di inedito? Non proprio, cioè inedito nel senso non pubblicato in libri, sì. È abbastanza recente perché in questi ultimi mesi sono stata un po' troppo presa con le lezioni di insegnamento e quindi non è roba nuova, ma insomma abbastanza recente. Perfetto. Se ti togli la mascherina, sì. Il signore in fondo giustamente ti dice di togliere la mascherina, perché sennò il sorriso va a farsi benedire, e non è una benedizione da gradita. Avanti. C'è una gran pace. Hai acceso, sì. Sotto la croce, e gli affanni una parentesi grafa, un'espressione di fede. E il cielo che brucia negli occhi. Cheto si leva il vento e tace persino la storia, il suo rito antico, fatto del furore del sangue di cui è intrisa la terra. Inginocchiati davanti all'altare, gerani e surfinie a festa, per celebrare la loro bellezza, e in lontananza una casa consegna il presente. E ti sovviene come il tutto sia esistito da sempre e come quella preghiera riapra la ferita sul petto. E che importa? E che importa se l'anima è spoglia dell'agitarsi di foglie e di primavera? Se le lusinghe del tempo hanno reso nodose le mani? Esisto comunque in questo naufragare di vita che porta alla luce antichi segreti sussurrati a fiori e ortiche, scolpiti nell'iride di quest'anima indomita.
una corteccia tatuata di amori, di vento, che continua a bagnarsi di sole e di pioggia, sapendo di quanto sia breve l'attimo e di quanto sia eterno il tempo. È in quell'attimo di tempo che mi verso la luce in gola, facendomi crescere il cielo negli occhi. Lucciole e stelle. Ho visto l'inverno morire e il cielo cadere nel mare. Lucciole e stelle confuse fra Dio e destino, perché sono crude le cose di sempre, dentro e fuori di me, con la voglia di girare le spalle, perché nessun posto è perfetto. Tuttavia ho pugni ricolmi di amore e desiderio di vita negli occhi, assetati di gocce di vento. Questa è breve, l'ho fatta in un momento di una camminata dove effettivamente avevo un po' di tempo, perché sono piuttosto preso male con il mio tempo. Errare, ritagli di tempo e forme di pensiero, quattro briciole di libertà in tasca e il fascino del girovagare. Tradito l'ultimo pensiero in questo tempo che dilana. Poi leggo l'ultima, che è da De Coenzo, per ringraziarlo. Ma che qui c'è il sole e tu. È un buon parallelismo, ci sto. Il sole sì, però con un po' di vento, perché solo a sentire parlare di sole in questi giorni mi viene l'orticaria. Continua il suo rito perfetto, il sole, che goccia a ogni crepuscolo muore. E tu, che ti sogni e colmi gli occhi, liberati dalla costrizione di carne e ossa, vai oltre il perimetro delle scarpe e dai seguito al frastuono della vita nel tuo macchiarti di infinito. Grigore, tu se ci leggi anche tu qualcosa di tuo, prima nella tua lingua madre e poi in italiano. So che non te l'aspettavi, appunto per questo ti ho chiamato. Però sono semi preparato. Ecco, mando la voce. Sì. Vi leggerò due poesie, una si chiama Oceano Primordiale. Il 21 settembre l'oceano primordiale era salito nella mia mansarda furtivamente, come l'ultimo tsunami sopra le misteriose isole dell'Egeo. Ancora è invisibile, ancora mi porta via libri, finestre, il fiore che volevo offrirti, i quaderni, convexi semplici dedicati soprattutto a te, ma anche a quanti sgobano sui libri di notte, accaniti contro le frasi astruse, sognando tra due incursioni nei cieli delle stelle polari di far saltare per aria i blindati del dittatore. Eravamo in mezzo al traffico nella grande città, in cui tutto si ferma quando passano riverite le limousine e le scorte dei cani del Signore.
adesso è tempo incerto come allora. Fuori fa buio e le nuvole gocciolano altre emozioni. E assenti ma a fuori spenti, il silenzio spettrale invade comunque i marciapiedi. Risale lungo le facciate dei palazzi, divora le bandiere ossequiose piantate nel cuore della città. Nella mente tutto ritorna al punto di partenza. È inutile accanirsi contro gli dèi, la patria con i suoi cani e i suoi semafori non te la possono ridare. Nelle immense acque del tempo la vita vale non più di alcuni zecchini arrugginiti, incastrati in un muro come i tetrarchi nel muro del palazzo ducale, in attesa che l'onda mortale possa salire dalla piazza in cima al campanile, costringendo le campane ad annunciare pericoli indecifrabili. Versione romena. Oceano primordiale. La 21 settembre 1986, oceano primordiale, urcase pe furisci mansardane, precum ultimul tsunami da supra misterioaselor insule in Egeia. Era anche invisibil, duce cu sine cărți și ferestre, floarea pe care voiam să ți-o ofer astăzi, caietele cu versurile truditorilor noctambuli peste paginile manuscriselor. Îndârjiți împotriva frazelor încălcite, visând între două incursiuni în cerurile stelei polare, cum să arunce în aer blindatele dictatorilor. Eram în mijlocul traficului în marele oraș, în care totul se oprește când trec respectatele limuzine negre și escortele câinilor stăpânitorilor. Trăim vremuri nesigure, ca și atunci. Afară cade același întuneric. Din nou picură alte emoții. La stingerea semafoarelor, o tăcere spectrală invadează trotuarele. Urcă pe zidăria fațadelor, înghite pădurile de steaguri reverențioase plantate în inimile orașelor. În minte, totul se întoarce la punctul de plecare. Este inutil să te îndârjești împotriva zeilor. Patria, cu câinii și semafoarele sale, nu pot să ți-o restituie. În apele timpului, viața nu valorează mai mult decât câțiva țechini ruginiți, înțepeniți într-un zid, precum chipurile tetrarhilor în zidul Palatului Ducal. În așteptarea clipei când unda mortală va putea să urce din piață în vârful clopotniței, obligând clopotele să anunțe pericole indeșifrabile. Questa, con questo chiudo, ve la leggo soltanto in italiano. Attorno al collo, in romeno si chiama in giro il YouTube. Puoi avvicinare più il microfono? Prego. Avere intorno al collo un mazzo di chiavi con cui aprire tutte le porte dell'universo. Povero essere. La stupidità scende in forza dalle cime eternamente ignorate come il fiume in piena la primavera. Sulle scene dei teatri del mondo i vestiti dell'Arlecchino cambiano il colore,
il camaleonte vive tranquillo tra di noi, piangolando e ridendo secondo le circostanze. Nel grande spettacolo del nulla non si risparmiano i plausi. Felici siamo solo noi, spettatori e clowni. Soltanto all'uscita del buio dei teatri sulle strade, congelate dalla tramontana, mentre le luci spente, qualcuno sul palco cerca fibricitante in mezzo alle quinte la spaccatura nel muro attraverso il quale si possa uscire. Grazie. Antonio Fiorito viene da Napoli, è un padovano di Napoli. Prima ho fatto quella considerazione sugli istituti tecnici, sulla la Lucia Guidolizzi, che ha condotto quella. Antonio Fiorito è la dimostrazione lampante di come un tecnico può piegare la sua creatività dentro un alveo in cui vengono fuori veramente i tratti della sua personalità in poesia. Lui è stato premiato ha avuto riconoscimenti in più occasioni, tra l'altro un primo premio nella categoria haiku, e mi pare che dopo leggi qualcosa che abbia come strofa gli haiku. Oggi no, va bene, oggi no. Ecco, lui è il direttore di questa rivista, tra l'altro, di Chaos, che è una rivista molto bella, ha un difetto, che è una rivista di nicchia, e invece per i suoi contenuti meriterebbe una diffusione un po' più vasta. E come se ciò non bastasse, il presidente dell'associazione culturale Padova Sorprende, che ha una sua emanazione pubblicistica nella rivista Padova Sorprende. Cosa ci leggi, Antonio? Allora, leggerò due poesie che ho dedicato, una a mio padre e una a mia madre. Si avvicini di più. Sì. Ecco. Una mio padre e una mia madre. Per me non è stato mai facile scrivere dei miei genitori, per cui ho scritto soltanto pochissime cose, tra cui queste che vi leggerò. Nel tuo giardino ogni tanto ritorno, in quell'ultima strada dove abbiamo abitato. Ogni tanto ritorno, mi soffermo a guardare quell'ultima casa dove abbiamo vissuto, tutti insieme. Nel giardino la pianta che tu coltivasti dona ancora i suoi frutti. Ogni tanto ritorno per sentirne il profumo, per parlarti. Ogni tanto ritorno e ti parlo. Mamma, non ricordo abbracci, non ricordo baci d'infanzia. Il nostro tempo è trascorso nel silenzio delle nostre parole. Nell'ultima tua sera non ho saputo darti una carezza. Nell'ultima tua notte, bianca della neve di dicembre, sulla tua fronte calda ancora, nemmeno un bacio ho saputo posare per paura della morte. Te ne sei andata in un silenzio pieno di parole. Questa l'ho scritta nel 50° dell'anniversario del mio matrimonio, oltre il tempo. Noi siamo, noi resteremo.
noi continueremo nonostante il vento contrario di un deserto che non abbiamo voluto. Anche se la vita ha saputo regalarci soltanto pochi attimi di felicità perfetta, anche se la dolcezza di un abbandono breve che ci ha fatto volare tra le nuvole dei sogni è ormai lontano nel tempo, anche se tra di noi e il mare una tagliente scogliera ci separa dal calore del sole che si immerge nel sale dell'azzurro dell'acqua che vorremmo baciare, noi siamo. Noi siamo. Noi tra le braccia del nostro amore sofferto. Noi resteremo. Resteremo abbracciati, cullati dall'ultima falce di luna del nostro universo disperso. Noi continueremo, anche se la tempesta di sabbia che il vento contrario del nostro deserto non scelto nasconde il giardino dell'Eden, noi continueremo ad amarci oltre i limiti del tempo presente, oltre il tempo del tempo. Noi continueremo ad amarci. Ora, per concludere, parlare della poesia, ovvero descrivere che cos'è la poesia, è una cosa praticamente, dal mio punto di vista, impossibile. Ma siccome la poesia è donna, e la leggenda narra che la donna, dico la leggenda per salvarmi da qualche frecciata avvelenata, la leggenda narra che la donna induce tentazione nell'uomo, io mi sono lasciato tentare. Ma io che sono le tentazioni. Io ho scritto sulla poesia, ho scritto scrivendo dei tre protagonisti della poesia dal mio punto di vista. La prima è ispirazione, come la quiete dopo la tempesta, gocce di cielo sui petali dei fiori, nascono parole ancora diafore, frasi ancora indefinite, urge definire la scena, collocare le immagini e dar voce agli attori per una nuova storia da raccontare. Come la quiete dopo la tempesta, lampi lontani, silenti all'orizzonte, la tempesta si placa sopra un foglio di carta, negli scarabocchi da perfezionare ancora, a diradare l'ultima caligine. Antico telaio, ovvero poesia. Ricamare intorno a un pensiero, fili d'arcobaleno, seta d'argento, lucciole e stelle, luna d'estate, oro d'autunno, caldo l'inverno di morbida neve, passato e presente, canto ed incanto, tristezza e rimpianto, sangue e passione, naufragio ed estasi, verbo in concerto, disperato mistero, sinfonia senza tempo, frana improvvisa sopra candida tela l'antico telaio. E infine adolescente, cioè poeta. Adolescente sempre innamorato di un amore mai dichiarato. Sognatore ad occhi spalancati tra pensieri di nuvole e di stelle, rapinato e nell'estasi rapito per un fiore che sboccia a primavera, pescatore di perle tra gli scogli di un mare di parole, compositore con note d'alfabeto di divine melodie e melodrammi sul pentagramma dell'anima ispirata. Aspro censore che potenti e ignavi con doppi sensi e metafore condanna, spirito inquieto che combatte tra il sorgere del sole e della luna l'illusione del tempo, inguaribile malato di poesia che vive nel malessere perenne alla ricerca di un'isola deserta
anelato approdo dopo il lungo viaggio tra uragani e bonaccia. Grazie. Allora, Giancarlo Michieli. Giancarlo Michieli viene da Viareggio. Oggi è arrivato da Viareggio e dopo finita questo nostro incontro torna a Viareggio in un viaggio di sudore e chilometri. Io ho conosciuto recentemente, qualche anno fa, Giancarlo Michieli. A dire la verità, la prima volta che l'ho visto fisicamente è stata la presentazione alla UBIC di Trieste di Gabriella Valera. Gabriella Valera è una, per chi non l'abbia conosciuta, uno dei personaggi più attivi culturalmente a Trieste. Il presidente dell'associazione Poesia e Solidarietà, e poi anima pulsante del concorso internazionale di poesia Duino Poesia. E, tra l'altro, Giancarlo Michieli è uno dei giurati, come lo sono io e come lo è anche la nostra Silvia. Bene, però io ho conosciuto molto prima Giancarlo Michieli e lui non lo sa, perché un comune amico che è un grande editore, anche extravagante, nel senso proprio letterale del termine, che ogni tanto va fuori, che si chiama Carlo, sì, Marcello Conti, che è della casa editrice Campanotto. Nel suo palmarès ci sono un sacco di pubblicazioni fatte da Campanotto. La Grazia Sufficiente, per esempio, mi è stata data da Campanotto, Altra Marea mi è stata data da Campanotto. Campanotto che ancora viaggia nel mondo dell'editoria. Ecco, continuiamo, credo oggi. Sì, di telefono, non lo sapevo, questo non lo so. Bene, quindi uno scrittore molto prolifico, che viaggia con disinvoltura dalla narrativa alla saggistica e alla poesia, e che oggi ci leggerà che cosa? Leggo alcune poesie da questa ultima raccolta, che invece non è edita da Campanotto. Non è Campanotto, finalmente. No, ho indicato anche con altri editori, ma sì, il mio sì, rapporto con l'editoria è molto travagliato. Se vuoi racconto un edito significativo, sì, passione. Sì. Quando da ragazzetto, così ventenne, ancora studente, incautamente, forse troppo fiducioso nei miei mezzi, decisi di inviare i miei versi d'esordio a un grande editore, uno dei massimi editori italiani, ricevetti con mia sorpresa una risposta. Una lunga pagina di elogi, in calcio alla quale si concludeva dicendo che nonostante ciò siamo rammaricati, non possiamo pubblicare con la nostra prestigiosa collana Lo Specchio, perché addirittura avevi mirato Lo Specchio, bravo. Poi soltanto nomi di grande prestigio e tutti già affermati. E noi pubblichiamo soltanto pochissimi numeri. Ma quello che è interessante non è che ho raccontato questa aneddoto, perché è interessante la chiusa della lettera, che era questa. Comunque ci sentiamo in dovere di comunicare che in questa maniera, quella che loro indicavano, eccellente, meritevole di encomio, lei stava mettendo su una strada pericolosa. Questo dice. Cioè io se dico nel mondo delle patrie lettere con una intimidazione di stampo mafioso. Sì. Questo. E in effetti nel proseguo della mia carriera ho assaggiato la veridicità di questa affermazione del desordine. Comunque nonostante ciò sono riuscito a farmi così,
delle mie cosette che poi ho pubblicato, con editori medio piccoli, quelli che insomma grandi padroni del vapore editoriale patrio hanno consentito di fare, comunque si sono occupati delle cose mie, anche critici tra cui Zini, storici della letteratura tipo Giulio Ferroma ed altri. Non mi lamento, ovviamente non è che dopo tante esordi si possano conferire troppi premi, però insomma, ho vinto qualcosa anche a livello di premi, sempre in cose, sempre quelli che non contano, quelli che non danno costruito. Che gratificano moralmente, quindi la fregatura. Comunque io ecco, non mi sono lasciato intimidire, sono andato avanti fino ad oggi, a volte mi guardo alle spalle mi sembra di aver fatto miracoli e la cosa più eclatante mi sembra che nessuno se ne accorga. Comunque ad esempio da questo libretto che è uscito per un altro editore che si è scelto, che è un editore pavese di Pavia, Effige, e leggo qualche testo. Uno è questo, ci tengo: il pasto kosher è la pronuncia di questo. La pronuncia in ebraico ashkenazita, quella dell'est Europa. Ah, perché quando ci furono gli attentati non si sentiva dire sempre, sentivano kosher per dire non esiste, è una francesizzazione. Si sente mai kosher, che è la pronuncia dell'est farbiti. Esiste semmai kosher, che è la pronuncia degli ebrei sefarditi. Comunque, il pasto kosher, frattali di Israele, durante l'estate che avvia, all'epica e agli annali, la sua morte per acqua, corpi e pietre spezzati sulla spiaggia di Casati, e fino ai giardini pensili della Pentato, il dolore ridotto ai suoi effetti, sui giochi di borsa, una plancia di monopoli, dove scorazzino sui loro carri armati, puerili crudeltà installate in intelletti evoluti dalla confidenza con i calcolatori e con i carnefici dalla consanguineità, mentre un Dio senza vergogna si sente pregare in molte lingue, perché guidi nuovi martiri fino al muro che sbarra la strada all'umanità. Il lavoro della festa, la poesia, è lavoro per giorni di festa che non si spiega né dispiega nella testa alla donna e all'uomo di turno, quando la storia è fuori orario, ben oltre la sua coscienza limitata. E quella di chi li approssima nelle vicenti omelie dello sterminio. La festa è quella cui la gioia dei compagni che si sono scelti torna nel cuore vivente degli altri, usciti dall'ombra quando vi caddero i primi. Come predisse Majakovskij, nei secoli dei secoli in cui i morti sono resuscitati ed i non nati saranno concepiti. Bere o annegare. Per la terra dei sommersi e quella dei salvati è crollato ovunque l'ultimo ponte. Si desume facilmente da innumerabili note d'agenzia e se il disagio che ne è conseguito in tempo reale già sembra non essere mai esistito. Tutto tanto si è fatto quotidiano e quasi civile, riflesso, condizionato. Non di meno verrà il giorno in cui, senza specchiarsi come narcisi sazi, né attendere un'unzione, cammineremo sulle acque, bevendo il vino della fratellanza e spezzando il pane della giustizia. E per finire, il titolo è un omaggio a Allen Ginsberg, il suo famoso titolo,
Persis. Il titolo della raccolta è Persis versus Capita. Vortex over Persis. Sono congiunto al terzo pianeta del sistema solare, da vincoli d'amore, tanto cosmici e profondi che nessun governo, servo della finanza globale, potrà mai contenere nel suo linguaggio della miseria. Chiamo te alla rivolta, Parigi, che strapparsi il cielo al paradiso per darlo alla plebe sulla cima di Montmartre, e chiamo Londra, nel cui museo un uomo solo fece l'amore con ogni generazione non ancora nata. Chiamo te, Nuova York, dove un poeta liberò il cuore come un usignolo dalla gabbia del petto. Chiamo te, Pietroburgo, baltico ed unico occhio che in mezzo ai ciechi va incontro all'avvenire. Invoco Roma, la cui pioggia mi sciolse la quarta glaciazione, e invoco Napoli, l'anima della quale fu indipendente alla vigilia della creazione. Chiamo te, Pechino, nei cui paraggi il Po e tu fu, quando eri ancora un arcipelago di villaggi, misero sulla carta l'amicizia che sarà la legge dell'umanità futura. In libertà si aggiunga chi non chiama, vengano Ramo, Tokyo o persino Milano. Invoco voi, popoli del mondo, belli come il sogno della stella del mattino, prendete nelle vostre mani il vostro destino. Svuotate di merci i magazzini, riempite le fabbriche di gioia e le scuole di sapienza, al pari di un frutto maturo. Apritevi all'universo. Massimo Parolini è veneto e viene da Castelfranco Veneto, è laureato in antropologia filosofica a Ca' Foscari, qui a Venezia ha passato 9 anni. Si è dedicato nella sua vita giovanile anche al teatro, ha scritto testi per il teatro e ha curato anche la rappresentazione, no? E anche lui con grande scioltezza e soprattutto con acuta profondità di indagine si dedica alla saggistica, ovviamente alla poesia e alla prosa. Recentemente ho avuto modo di leggere e rileggere L'ora di Pascoli. Poi io so come ti è venuta questa idea, ma puoi dirlo a beneficio di chi ci ascolta. Ma è un poemetto ambientato a Varga, dove visse nel 1895 la morte, nel 1912 Varga, il castel vecchio, Giovanni Pascoli con la sorella Mariù. Sono recato in visita perché ho preso un secondo premio, un'altra raccolta. Un po' più fuori. Sì, un'altra raccolta, e mi ha fatto visitare il museo, e se avete avuto occasione di vederlo, a differenza di San Mauro, dove non resta quasi niente, ora qualcosa hanno recuperato proprio negli ultimi anni, tra cui a San Mauro, tra cui un letto che ha l'intarsio delle rondini, da cui capiamo anche, ma l'hanno recuperato, non lo sapevano, l'anno scorso mi sembra, da un antiquario, insomma, eccetera. Varga invece, se non l'avete visto, vi invito a visitarlo, poi anche le Alpi Apuane, in queste zone della Toscana, sono un po' primitive, un po' ostiche, un paesaggio veramente incredibile. C'è un paese ricco di suggestioni, che è sommerso nell'acqua, c'è la diga, e una volta ogni 10 anni lo praticamente prosciugano, e è un po' come Val d'Aosta, no? In Alto Adige, ma è più interessante.
anche inquietante. Quindi è una zona particolare. Diciamo che la sorella Maria Mariù, che ha vissuto con lui anche in modo morboso, diciamo, no? È simbiotico, e dopo la morte del fratello è come avesse messo un cellophane in tutti gli oggetti, le stanze, e lo percepisci, cioè proprio a livello di emozioni, sensazioni, no? E, tant'è che lei è sopravvissuta a 40 anni, è rimasta senza luce, senza acqua corrente, attingeva dal pozzo praticamente, e è vissuta come quando c'era Giovanni, quindi ha affermato il tempo, una figura, sappiamo, mi ha dedicato anche un'analisi psicanalitica, insomma, un libro famoso, no? Sui segreti di Casa Pascoli, insomma, non approfondiamo, ma voglio dire, però ecco, il feticismo degli oggetti di Pascoli lì, se non sei un turista distratto, proprio lo percepisci a livello emotivo. Per cui sostanzialmente, così, è venuta l'ispirazione, parlava Antonio prima, insomma, fondamentale, è venuto questa ricondizione del nido, ha voluto fare un dono del nido durante la notte di San Martino a Barga, quindi nella fredda estate dei morti, si ricongiunge tutta la famiglia, tra cui il fratello Giuseppe, che è poco conosciuto, che è la pecora nera della famiglia, considerato una specie, veramente era un ricattatore della polizia, insomma, chiedeva sempre soldi al fratello, però era un inventore, 13 medaglie d'oro. E questa figura è quello che alla fine, nell'immaginario, finendo in un al di là assieme ai grandi scienziati, permette di far ritornare in una notte ciclicamente di San Martino il nido a Barga. E quindi la famiglia si riunisce, mangia assieme i prodotti tipici, insomma, romagnoli, fino ad andarsene all'acqua, insomma, come dei fantasmi. Ecco, così è un dono che ho sentito, ho un obbligo a fare senza pensarci. Adesso ha vinto il primo premio a Barga. Sì. Questi giorni, insomma, beh, adesso ci leggi. Allora, sono alcune poesie da una raccolta che pubblicherò a ottobre. Ecco, inizio un po' con l'inferno, e quindi con i famosi camion a Bergamo, e poi Covid, per finire invece a rivedere le stelle, insomma, con positività e gioia. Allora, a Brescia, che comunque Brescia e Bergamo, entrambe legate alla Serenissima, insomma, Leone Marciano. Come sapete, nel museo c'è la famosa Vittoria Alata, no? Che in realtà originariamente era una Venere, Venere Urania, al peso del piede sospeso perché lo poggiava su un carapace, su una grande tartaruga, e poi aveva uno scudo riflettente. Queste cose possono andare perdute ed è diventata la Vittoria Alata. Allora, l'idea era che in questa simbiosi, comunque tra le nemiche, ma entrambe a lungo veneziane, marciane, Brescia e Bergamo, non ci fosse niente da festeggiare, che la vittoria in realtà fosse monca. Io avevo fatto una foto, come mi piace fare, all'ombra della Vittoria Alata anni prima, all'interno di un museo, e mi sembrava avesse questa mano moscia, no, sostanzialmente, per cui l'ho intitolata Brixia Moscia. E poi vedete, beh, c'è l'immagine famosa dei camion, insomma, di Bergamo, portano i morti perché non c'era da seppellire. La mano moscia della vittoria alata, nell'ombra che getta sulla parete, non lascia riflessi allo scudo di Ares, ma legge le forme della sconfitta, inviate dai letti degli ospedali. Leonessa di un libro richiuso assiste, impotente alla cupa sfilata, dei camion marziali in tenebra vedova, dell'antica rivale, alata dei mille, senza un lamento né libagioni, anch'essa piegata ai nemici pirani, e la nite ritorna Venere Urania, un piede appoggiato sul carapace, dallo scudo latente al suo iride appare, sfarina il tuo alloro e respiri, non c'è più tempo per vivere e amare, non c'è più terra per riposare in pace. Un po' riassume tutto quello che abbiamo vissuto, insomma, visto in questa triste esperienza. E mia figlia, recentemente, appunto durante questa chiusura, poi è andata in Irlanda, dove ha passato 5 mesi in un progetto di volontariato. Una brava fotografa,
mi ha rimandato una foto di, una, di due amici greci, in cui c'è una ragazza che rincorre un ragazzo gettando un'ombra praticamente, e c'è una buca, schiva una buca e c'è una grande ombra, insomma. Ecco, per cui ho voluto parlare a mia figlia, con cui ho avuto anche, insomma, da buona adolescente qualche scontro, insomma, quindi comunque per me come padre, o anche altri due figli, insomma, la sua dipartita è stata anche una sofferenza, per cui ho voluto anche rielaborare con questa poesia. A mia figlia Laura, perché ognuno nel suo andarsene rimane. Ora che vai verso il verde dalle brughiere acceso, fra eliche e asperule nelle colline umide di arcaiche liturgie, resta nelle stanze l'inciampo delle sillabe masticate a stento, il silenzio della parola rinviata a dopo, in un vuoto angolato per non cozzare, anima riccio, sulle parti molli aurorali di lucentezza indifesa. Resta l'eco lungo del tuo piede che scende calcando il legno del gradino, lo sguardo che si nega nel rischio di uno scontro, l'allegrezza al cellulare se un trastullo ti rilassa. Ora che vai nelle acque tranquille dei canali gaelici a recitare il tuo diritto al futuro nella piega che si sconosce allo specchio di una posa furtiva verso la vita che ti confessa, mentre sulla collina, fra un alone di nuvole, un ragazzo impalato mira pensieroso l'interminato spazio e un'amica greca lo raggiunge, appena uscita da una buca, sgambettando un'ombra, e tu sei lo sguardo che scrive con la luce gli istanti degli altri, aspettando la scossa che ti ridia il tuo nadir, riaffluendo dal morso di un sedimento aperto, dalla secca scorza, per rifiorirti addosso. In un appartamento piccolo dove abbiamo vissuto, assieme anche a tre figli, li abbiamo, diciamo, allevati lì, che poi abbiamo venduto, potendo entrare in una casa più grande, ma poi i figli piano piano se ne vanno crescendo. Avevamo una rosa nera, sono quelle rosse di origine turca che poi scuriscono e diventano quasi nere, e da un profumo inebriante diventano grandissime, e noi ci abbiamo lasciato il cuore sostanzialmente. Io avevo pensato di trapiantarla, avevo già il giardiniere, non riuscivo a lasciarla lì, e alla fine però l'ultima volta che sono andato con la casa ormai svuotata, e ho sentito che in qualche modo mi diceva di lasciarla lì, perché sarebbe sopravvissuta anche nella nuova casa, però quando si dice trapiantando, piantando a tuo certo. Immaginate, avrà 60-70 anni, le radici dove arrivavano, ed è pure egoismo, mi sono reso conto che era pure egoismo. Per cui mi ha regalato una poesia, l'ho lasciata lì. E poi noi, diciamo, residenti, siamo in amicizia, per cui quando sboccia ci chiamano sempre e ci danno, insomma. Avrei voluto trapiantarti nella mia nuova casa, rosa nera, nel mio nuovo giardino. Avrei voluto averti nella fragranza generosa del tuo risveglio quotidiano, nel velluto profumato della tua fresca morbidezza. Lasciarmi accogliere dai riflessi rossi, oscuri, di una bellezza sfacciata che a concedersi si sfalda. Ma ora, nell'ora purpurea che srotola, questa voglia che mi scagli, ti dono la mia resa nera rosa, mentre macero la tua assenza. Il ritorno è una piaga aperta nelle forre dell'avvenuto. Rimani, almeno tu, in quella che fu anima, giardino, nella culla di una famiglia. Sorveglia la mente al suo sentiero. Vigila quel pino che ho piantato quando è nato mio figlio. Se ami una rosa, lasciala al suo fondo, presso uno sbriccio che si scioglie, di un muro nel suo sole, un mondo di raggi e di battaglie, nei cunicoli scavati da radici di vita inquieta, faticosa, rosa, fremisi e nera, forse lasciarti nella terra dei tuoi giorni, è vero amare. Nella rinuncia avverto ancora il tuo fiorito. E c'è ancora da emozionarsi. Bene.
Ancora una, però. Sì. Ecco, Fiavé è sostanzialmente un comune della provincia di Trento, dove ora vivo, nelle valli giudicarie e nell'Omaggio. C'è un biotopo e sostanzialmente ci sono resti di palafitte che riaffiorano da una torbiera. Questa è dedicata a mia moglie Sabina, Fiavé. I rami di cachi appesi, la danza dei becchi all'arancio, polpa solare. Ora chiedi un po' di tempo, quello che ci attende. Ciò che accade in volto forse ci riguarda. Maestosi alberi antichi, piegati dall'urlo dell'aria, poi giù alla torbiera, dove lo spagno si fa morbido e sale, periscopio o croda, a specchio del lago, un fitto di pali, di larici e abeti, che un giorno fondava sull'acqua la nostra dimora, affiora ciò che ancora è sommerso, collina morena, in tenui conduci, come una mummia di palude d'oro, dove anche il tempo non fa più radici. Grazie. Allora, Francesca Piovesani, concludiamo con una veneziana che vive e opera a Pordenone, insegna a Pordenone. Il nostro amico Massimo Parolini insegna invece a Trento, e la sua attività specifica è quella di docente, ovviamente, e di giornalista, collabora con diverse testate. Allora, Francesca Piovesani, che conosco ormai, si può dire, da un bel po' di tempo, brilla per una poesia che ha una sua specificità e riconoscibilità. Su questo io rimarco sempre e sottolineo, attiro l'attenzione di chi mi ascolta, perché noto che molti poeti o presunti tali pappagallano modalità espressive che assorbono, qualche volta anche inconsapevolmente, a distanza. Pensate che cosa succede, non dirò né il nome né il cognome. Un poeta che vive non lontano da qui e che ha anche una certa rinomanza e un certo potere, ha pubblicato una silloge per quella collana che è stata citata prima, Mondadori. E prima di pubblicarla ovviamente ha dovuto arrivare a dei patteggiamenti. Che cosa viene fuori? Che alla fine le poesie contenute in quel libro sono in qualche modo figlie, tra virgolette, del direttore di quella collana, Mondadori. Io non cito nel nome del direttore, che lo sapete tutti, ma vi è più il nome di questo autore. Con questo che cosa voglio dire? È il paradigma della negatività, secondo me, nel mondo della poesia. Quando si entra in una dinamica editoriale di tipo industriale, quella, tanto per intenderci, che porta avanti come fosse un letterato Mauro Corona, no? Anche bisogna dire le cose come stanno. Insomma, pubblica per Mondadori. Ma Mondadori non è l'emanazione delle suore Orsoline. Mondadori è un'industria dove vige la logica del profitto a tutti i costi. Allora, quando si viene fuori allo scoperto
si è creato un personaggio, e quel personaggio l'ha creato un mio carissimo amico che si chiama Maurizio Bai, capo redattore della pagina culturale del Gazzettino, un mio carissimo amico che si è pentito amaramente di averlo creato. E si creano poi delle bolle nelle quali vengono attirate le persone che hanno una scarsa consuetudine con il dato critico, non hanno spirito critico, e quindi la signora del secondo piano ha letto il libro, lo legge anche lei o anche io. Ho fatto questo inciso perché invece la nostra amica Francesca Piovesan ha una sua personalità che viene fuori dai tre libri che io conosco, l'ultimo dei quali pubblicato sempre con l'Adolfi editore, no? Che è un editore tra i piccoli editori, un editore serio, è un editore serio. E il buio della scacchiera, ma come ti è venuto sto titolo? Già quando ho avuto modo di presentarlo a Trieste, dico, ma come ti è venuto sto titolo? Io che sono che amo fortissimamente tutto ciò che in qualche modo fa corpo unico con la poesia, la scacchiera non riesce a suggerirsi. Ecco, allora vogliamo cominciare da lì, vogliamo cominciare da lì. Di perché ti è venuto sto... In realtà a me avevo pensato di un altro tipo, perché ora nemmeno ricordo più, no? Più forse nelle mie corde, insomma, rispetto a quello che è un po' il mio modo. Poi mi sono confrontata con un amico poeta e insieme abbiamo scelto questo titolo, che è un correlativo oggettivo comunque del dualismo, insomma, interiore, quindi buio e luce che si nasconde in ognuno di noi. Sì, ma questo è vero, ma perché il buio lo trovi nella scarpiera e non in un cassetto di un settimino, che è molto più poetico, non dove ci sono le mutande, ma dove sono le camicie. No, tu hai perfettamente ragione, però sì, di a quel poeta è stato un po' omaggio a questo poeta. Sì, ecco, tu ti sei inchinata a questo poeta, lì lo volevo. Però in realtà devo dire che, sebbene insomma non risulti molto poetico, no, come titolo, incuriosisce. Sì, sì, questo è vero, ma anche Mauro Corona incuriosisce, sì, perché gira d'inverno in canottiera. Ma non ci si ferma, non ci si ferma. Comunque, il fatto che tu sia qui e che io ti abbia invitato vuol dire che stimo la tua poesia, la stimo tanto che mi arrogo il diritto di farti questa osservazione sempre. Sì, come mai la scarpiera? Come mai la scarpiera? Vorrei che un giorno tu dicessi apertamente chi è quel poeta che ti ha suggerito una simile soluzione. Ma un giorno, no? Oggi che cosa ci leggi? Allora, oggi leggo delle poesie tratte comunque sempre da questo ultimo libro, Il buio della scarpiera. Non sono tra quelle che leggo con frequenza, ma ho voluto proporre qualcosa che è così di meno semplice. Vento, sobbalzo nel letto, trattengo un respiro da dentro, odio il vento da sempre. Alla ricerca di un equilibrio, mi avvicino al giorno sorridendo il dolore. Scheggio di parole come vortici nell'aria, urlo forte nella mente. Punto interrogativo. Lo sguardo chino sulla tazza di caffè. Dietro la disillusione, un'intenzione ferma, un bellissimo punto interrogativo, una parentesi di reticenza. Non c'è similitudine che possa raccontare il vero, un'esclamazione illuminata dal sole. Il punto è lì, tra il finito e l'infinito. La vita è tutto un rimanere in attesa di andare a capo. Sottosopra, oggi mi ripenso nuova, capovolto il mio sguardo, a vedere quel che prima non era, o l'acqua nelle vene in terra del volto.
poi stracci e nuvole sotto i piedi, ocre serene del cielo. Una giornata qualunque. Seduta su questa panchina in un giorno qualunque, nel nitore indifferente e brezza di sole, sento l'odore caldo dell'anima, cielo di vetro crepato dall'amore dei tuoi, nello spazio del giorno, gli abeti, con respiro ineguale, predicono un'insonnia nella notte scalena di fuoco. Una nuvola del pensiero si rapprende, i miei occhi squarcio nel buio. Lontananza, ed è tempesta nuda di umore nella notte bagnata, inesausti pensieri lungo il silenzio ristagnano, ferma prospettiva dei mattini sul calendario, dove leggo e rileggo il tuo sguardo rattensato sul mio viso bruciato dal sole. Pensieri nascosti. Mentre fingo di scrivere un intravedo, ho questo vizio di leggere le parole del cuore. È un gran vociare di pensieri nascosti tra i denti, tra battiti di ciglia e sguardi timidi. Poesia impertinente. È una poesia impertinente che prende le sue vie, mi costringe, che parla di me. Allora, sai che le mie sono brevi, a questo punto cioè, leggo la poesia eponima giusto per dare un senso a questo buio della scarpiera. Dai, così esorcizziamo la negatività della scarpiera. Tu sei al liceo artistico? Sì. Dai, di qualcosa sul liceo artistico. Beh, avrei molte cose. Ah, ecco. Io sono contro l'abuso del termine liceo. Ti dico subito la verità. Ma devi venire a provarci. No, 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 ma io so perfettamente perché conosco come funziona quel liceo e conosco come funzionano i licei artistici in generale. Ho fatto per 8 volte il presidente di commissione agli esami di maturità. Guarda che è cambiato molto, sai, che è stata una dirigente chiamata una svolta. E poi vedo anche i ragazzi che escono dall'istituto d'arte, dal liceo artistico. Vabbè, dai, facciamo il possibile, mi direte facciamo il possibile. Dai, andiamo. Allora, il buio della scarpiera. Il vespro di fuoco si insinua incerto tra le imposte. Assorta, ripongo le mie tacco 12. Si dilata l'ombra pesante. Il pensiero stupito si ferma nudo. Fango coagulato sul rosso dei tacchi sfrontati. Ferita la terra umida dell'amore. Le vigne sudate dall'ansimare stillano sulla carne dell'anima il rosso delle scarpe e il nero dell'ombra, del buio, della scarpiera. Bene, e adesso per concludere vi leggo alcune mie poesie. Ringrazio la signora che ti ha salvato dal contagio. Sì, gliela bene in mano, bravo, tranquillo. E poi non la si maneggia in tutta la sua estensione, solamente per i volti. Hai imparato parecchie cose di poesia, però le cose spicciole bisogna ancora un po' studiarle. Allora, nell'attesa di un dono, comincio con la lettura di 2 omaggi, e sono tra le ultime poesie che ho scritto. Nel 53° anniversario della morte di Salvatore Quasimodo, avvenuta il 14 giugno 2023, avvenuto il 14 giugno e poi Garcia Lorca
nel 123° anniversario della nascita, avvenuto il 5 giugno 1898. Allora, nell'attesa di un dono, quella su Quasimodo, vivere in pena sottile e attesa lenta d'un dono, livello sospeso d'esistere, sguardo all'orizzonte, il pensiero è nostalgia, ansia di ritorno ai cieli lucenti, di infanzia felice pur minata da presagi d'affanno, e l'animo volto a fortune di un tempo in arrivo. I salici di deboli fronde non portano pesi di cetre, le preferiamo ben salde, in mano diretta dal cuore, senza lasciare i sogni al vento d'autunno. Nell'universo antico è bella invenzione distillare motivi di giochi e colori, tingere di magia e leggerezza i contorni amari dell'oggi. Quella su Garcia Lorca, pubblicata poi il 5 giugno sui social, perché c'è un gioco sottile, ma non troppo, fatto da me e da Lucia Guidorizzi, che in queste ricorrenze ci scambiamo due punti di vista in poesia su ciò che suggerisce a noi quel tipo di ricorrenza stessa. Garcia Lorca. Scuri fossi stipati di calle, in mezzo a candori e profumi, scorre la linfa che è amore, alberi chini sull'acqua corrente, come pianto di natura sul tradire di uomini pronti al sorriso, solo in caso di lutti. Il cielo s'oscura di rabbia, grandine grossa battente, su chiome ora monche. La campana apre il lamento d'una musica gitana nei borghi ovattati di silenzio e buio. La luce è nel canto inviato a finestre sbarrate sulla paura del dire. Il testo corre, s'arresta, ambula e fluttua nei viottoli del respiro e dà vita a pensieri tesi fra testa e cuore, amore e disciplina, alfieri del bello che regge l'idea teatro di forme cangianti. Il rischio del silenzio, questa è un po' più cruda. La cripta del silenzio nasconde il rito dell'ipocrisia. Voler dire e non poter fare, la rivolta si è spenta in bocche che soffrono il peso di una tirannia in atti, parole e decreti, mentre il bene comune enume alibi di mercanti ricchi di moneta che luccica, di fuochi accesi sulle rovine dei miseri abituati a respirare la morta atmosfera del profitto. L'individuo langue, il popolo tace, covando energie per liberare urla di rabbia, cibo inadatto, ahimè, a calmare la fame. Nel vagar delle parole, l'atmosfera è quella pandemica, insomma. È tempo d'esilio pandemico, immagini rampollano nel giardino sul colle che sta in ascolto. Le distanze sono abbreviate dalla voglia di stare insieme nel colorato giaciglio della poesia letta da lontano, ma lanciata sul palco impalpabile, eretto dal nume dell'illusione. Le voci arrivano nel segno di una diversità scritta nell'indole dei poeti. La complicità è degli schermi accesi sulle corde emotive d'essere insieme nel paradosso della distanza imposta dal contagio. Le parole fondono timbri e toni amplificati da fronde generose del ciliegio donatore d'ombra a presenze virtuali e pur ansiose di incontri dove la linea degli occhi nell'aria ha l'unico diaframma. Ma la fantasia è ancella della poesia nell'idea di convegni ricchi di note e di sembianze vicine al vero. E alla fine, parole e foglie, slanci gotici nei rami fioriti
e la terra tocca il cielo in festa di foglie tremolanti, di verde fresco e cangiante luce. L'ombra è danno per i cultori del nulla sfumante nella piana dove i fili d'erba hanno l'arido colore di secchi steli emersi da crepe di terra incolta. Animali cercano il respiro di quando l'ossigeno era lì, dove ora serge il ricordo di un'offesa al bello in natura, che anche l'utile in vita, dove denari sonanti sono le chiome portate via dalla fame indomabile di profitto. Parole e foglie sono qui a dire l'ansia di un'attesa fatta d'aria pulita e fiori, nati per radicare pensieri nuovi d'umanità protesa verso destini che saranno. E si chiude con una speranza. Grazie. Bene, allora, detto questo, vi ringrazio della vostra presenza e vi do appuntamento al prossimo anno, perché questo è un appuntamento che si rinnova di anno in anno, con ogni probabilità ci troveremo il 21 marzo o giù di lì, se il 21 marzo cade di domenica. Bene? Avete qualcosa da chiedere? Siamo ringraziati. Come? Ti ringraziamo. Ma siete troppo gentili. Bisogna ringraziare l'Istituto Romeno di Cultura nella presenza del suo direttore, che abbiamo la fortuna essere tra l'altro un poeta. Qui sono passati solo storici del Medioevo, storici della contemporaneità. Non è che mi disturbano gli storici, perché un'impronta storicistica ce l'ho anch'io, però non esiste solo la storia, esistono anche le storielle, le novelle, la fantasia, soprattutto se convogliate dentro i ritmi della poesia. E Grigore Arbore, oltre che essere uno storico dell'arte, è un poeta che scrive indifferentemente sia nella sua lingua madre sia in italiano, e quindi questo ha una sensibilità un po' diversa. Anch'io sono del parere che la storia non è rappresentativa per tutto il fenomeno culturale, è una parte del fenomeno culturale generale. Ma certo. Per più sensibilità alla cultura generale è necessaria in tutti gli ambienti umanistici. Se si chiama ricerca umanistica non può essere solo ricerca storica. Ovviamente. No. E io sono educato a questa scuola. Guarda la cultura come fenomeno che genera sia il fenomeno storico, sia la storiografia come interpretazione del fenomeno storico. Certo. Ma solo nell'ambito grande della cultura generale. Bene. Grazie a voi.